Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e questo video è un video un po' speciale perché è dedicato a una problematica che in questo momento molte aziende in Italia e in Europa stanno sentendo. Il video infatti è stato registrato nel periodo dell'emergenza da Covid-19 o coronavirus ed ha l'obiettivo di aiutare quanti più imprenditori possibili ad avere tutte le informazioni necessarie per superare dal punto di vista dell'azienda questo momento difficile. L'emergenza sanitaria sta infatti avendo un forte impatto sulla normale attività delle aziende e avrà un impatto anche nel futuro, quindi è necessario fornire delle informazioni dirette che vadano oltre i proclama ascoltati in televisione, ma che siano informazioni precise su cose realizzabili. Prima di andare avanti mi presento brevemente nel caso in cui tu non abbia mai avuto a che fare con me. Io sono Giuseppe Di Domenico, come ti dicevo, sono un imprenditore e un consulente specializzato nella gestione delle situazioni di crisi finanziaria. Quindi in pratica mi occupo di aziende in difficoltà e con lo staff dei consulenti del mio network seguo gli imprenditori nei percorsi di ristrutturazione finanziaria che portano le loro aziende fuori dallo stato di crisi. Sono un esperto di finanza aziendale operativa, un ex bocconiano che dedica la sua attività lavorativa a delle tematiche molto precise, cioè a tematiche riguardanti appunto la struttura finanziaria delle aziende e l'equilibrio finanziario delle aziende. Chiaramente mi interfaccio costantemente con imprenditori, professionisti che mi chiedono, ci chiedono informazioni circa queste tematiche, come superare i momenti di crisi finanziaria. In questo video iniziamo a dare alcune informazioni che possono essere applicate fin da subito in base al momento in cui il video è stato registrato e pubblicato. È chiaro che seguiranno ulteriori informazioni che potrai seguire direttamente sul mio gruppo Facebook Imprenditori che Resistono, a cui puoi accedere cliccando nel link che trovi o nei commenti o nella descrizione del video. Questo è il mio modo e il nostro modo per offrire a tutti gli imprenditori delle informazioni attendibili sulla base delle quali possano prendere delle decisioni. Importante in questa fase è prendere decisioni sulle prospettive dell'azienda, quindi agire subito per evitare di trovarsi ad affrontare fra 1, 2 mesi, 3 mesi delle problematiche non più superabili. La prima cosa che ti suggerisco di fare è quella di mettere sotto controllo i numeri della tua azienda. Se non hai a disposizione i bilanci aggiornati e non riesci ad averli dal tuo commercialista, che probabilmente in questo periodo è anche lui oberato dal punto di vista delle richieste che gli arrivano dai clienti, ti suggerisco di utilizzare quantomeno lo scadenziario di tesoreria, il minimo sindacale, per poter capire quali sono le scadenze da qui ai prossimi 3 mesi e poter capire qual è la copertura che hai rispetto ai 3 mesi che stanno per arrivare. Se non hai a disposizione un modello tuo, ti invito a cliccare sul link qui sotto per accedere alla pagina dalla quale potrai scaricare il modello che noi distribuiamo ai nostri clienti e avere accesso ai tutorial per poter compilare, preparare questi modelli e analizzare la situazione della tua azienda in maniera precisa. Il secondo suggerimento che ti do è quello di intervenire fin da subito sulle spese fisse. In particolare mi riferisco alle uscite per i debiti finanziari, che siano con le banche o con il leasing, poco importa, e alle uscite per il costo dei dipendenti, che in questo momento è una delle spese che probabilmente può arrivare a pesare di più. In secondo luogo ti consiglio di intervenire direttamente anche sui costi variabili e quindi sulle relazioni con i tuoi fornitori, e tra qualche minuto capirai come è possibile farlo a partire da subito. Scendiamo più nel dettaglio e vediamo di capire quali sono le azioni che possiamo fare rispetto ai debiti nei confronti delle banche. Allora, vediamo subito a quello che è stato già previsto dalle istituzioni. Le banche hanno concordato di concedere una moratoria sui finanziamenti accesi fino al 31 di gennaio del 2020, quindi è possibile chiedere una sospensione
del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei prestiti, oppure un allungamento del piano di ammortamento. La valutazione da fare in questo caso riguarda quanto pesa la componente interessi e quanto pesa la componente capitale sul totale della rata per decidere se chiedere o l'allungamento o la sospensione. Quindi per farlo ti consiglio di prendere il contratto in cui c'è il piano di ammortamento del tuo finanziamento e fare i calcoli. Semplicemente cercare, l'importante in questa fase è tenere sotto controllo i numeri. Quindi prendi il contratto, valuta a che punto del piano di ammortamento sei e quanto ti possa convenire allungare la durata del finanziamento. La richiesta può arrivare fino al 100% della durata già concessa, oppure se ti conviene chiedi la sospensione. Per il momento la moratoria ABI che è stata approvata prevede soltanto la sospensione della quota capitale. Tuttavia è possibile che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci siano delle disposizioni tali per cui sia possibile sospendere integralmente la rata fino a un anno. Puoi chiedere l'allungamento delle scadenze anche delle ricevute bancarie, delle fatture che hai anticipato o anche dei contratti, chiaramente. Quindi prendi l'elenco di tutte le fatture che sono state anticipate e chiedi di allungare la scadenza. Anche qui è possibile farlo seguendo un facsimile che puoi scaricare o iscrivendoti al gruppo Imprenditori che resistono oppure inserendo i tuoi dati nel link che trovi qui sotto. È possibile andare ancora oltre in realtà, qualora non ci fosse la possibilità di sfruttare la moratoria perché magari l'hai chiesta in un periodo molto recente, quindi non potrà essere rinnovata perché per legge non viene rinnovata. Allora potrai applicare degli accordi specifici. In tal caso dovrai attivarti per negoziare con la banca degli accordi specifici. È possibile farlo, sono trattative che noi gestiamo costantemente. Se vuoi, potrai chiedere aiuto direttamente ai consulenti che metteremo a disposizione alla fine di questo video. In ogni caso, mi raccomando, attivati per tempo prima che le rate vadano insolute, piuttosto che il fido possa essere sconfinato, perché tutte queste procedure sono attivabili se i contratti non sono già decaduti. Per quanto riguarda invece il problema dei fornitori, anche qui devi intervenire in tempo. Dopo aver calcolato la tua disponibilità di cassa e quindi quanto tempo riuscirai a resistere anche in un periodo in cui non riesci a lavorare, il secondo passaggio da realizzare è coinvolgere i tuoi partner commerciali, i tuoi fornitori in questa problematica per farlo nella maniera più trasparente possibile. Quindi raccogli le prove del fatto che effettivamente in questa situazione hai avuto delle problematiche improvvise, inaspettate e condividi con loro attraverso una comunicazione che noi per esempio facciamo per iscritto queste problematiche e quindi richiedi una dilazione nei pagamenti piuttosto che un allungamento delle rate. Anche qui è chiaro che siamo tutti nella stessa barca e tutti abbiamo la necessità di mandare avanti le nostre attività. Si tratta di trovare un punto di incontro tra le ragioni dei tuoi creditori e le tue necessità. Infine, per quanto riguarda i dipendenti, ci sono due azioni che ti suggerisco di fare immediatamente. Verifica se sono state approvate delle norme in deroga a quelle ordinarie nella tua zona per poter usufruire degli ammortizzatori sociali, quindi di cassa integrazione, o altre forme di ammortizzazione sociale che ti permettano di ridurre l'impatto finanziario, del costo del personale, oppure ti rinnovo a iscriverti al gruppo Facebook Imprenditori che resistono, sul quale potrai verificare appunto che ci sia la possibilità di utilizzare degli ammortizzatori sociali. Tutte gli aggiornamenti che dovessero arrivare, noi cercheremo di condividerli su quel canale e chiaramente sul canale YouTube. Quindi, se sei iscritto al canale YouTube o ti vuoi iscrivere al canale YouTube, avrai modo anche qui di avere degli aggiornamenti ulteriori. Riduci il costo finanziario del personale anche in prospettiva. Anche qualora tu oggi non potessi utilizzare alcun ammortizzatore sociale, ricordati che le ferie non godute dal personale hanno un impatto finanziario a fine anno perché una parte devono essere rimborsate. Noi abbiamo decine di clienti i cui dipendenti hanno delle ferie accumulate negli anni passati. Queste ferie possono essere utilizzate per, in questo periodo soprattutto, per aiutare l'azienda a sopravvivere nei mesi successivi alla crisi. Quindi
Parla con i tuoi dipendenti, cerca di spiegare loro qual è la situazione, stabilisci un piano di ferie programmato e utilizza i monti ferie prima che questo possa diventare un problema finanziario per la tua azienda. In questo momento mi sento di darti soltanto queste raccomandazioni. In queste settimane ci saranno degli aggiornamenti, delle evoluzioni, in base anche a quello che decideremo di fare per i nostri clienti, vi verranno comunicate sul gruppo Facebook Imprenditori che Resistono, oppure sulla pagina YouTube, tutti gli aggiornamenti e verranno messi a disposizione in maniera gratuita anche i documenti necessari per poter fare quello che ti sto suggerendo di fare. Naturalmente, se hai la necessità di una consulenza specifica sul tuo caso, puoi chiedere il supporto andando sul link che trovi in sovraimpressione, piuttosto che sul link che trovi nei commenti o nella descrizione di questo video. E stai tranquillo che non avremo bisogno di incontrarci personalmente, noi siamo attrezzati e lavoriamo in remote working da anni, quindi siamo perfettamente in grado di gestire al 100% come se fosse un periodo ordinario la nostra attività di consulenza. Come ti dicevo, seguiremo costantemente l'evoluzione delle proposte normative che verranno rese effettive e che verranno rese efficaci, in modo che informarti tempestivamente, filtrando tutte quelle che in questo momento sono rumors piuttosto che annunci politici, ma che non hanno nessuna consistenza tecnica effettiva. Sul gruppo Facebook metteremo a disposizione i modelli necessari per mettere sotto controllo l'azienda, piuttosto che per presentare le richieste per accedere a tutte le misure che verranno messe in atto per aiutare le aziende in questo periodo di grossa difficoltà economica. Ti invito a iscriverti al gruppo. Su questo gruppo condivideremo tutto quello che è possibile condividere gratuitamente con gli imprenditori che in questo momento stanno vivendo questo grosso momento di difficoltà. Vi invito a resistere alla situazione, ce la faremo, riusciremo a uscire da questa situazione di crisi e vi auguro una buona giornata. Ciao!